Salve ragazzi, benvenuti su questo video. Questa volta parliamo di arnia fuocariola, essenza di regina e maschio che fa praticamente il lavoro della regina. Ovviamente ho provato a mettergli all'interno già diverse regine, ma la uccidono perché per loro c'è già una regina che sarebbe appunto un'ape fuocaiola, che però depone solo uova. Solo larve e maschio, e praticamente depone solo dei fuchi. E cosa succede? La cosa brutta è che praticamente facendo così le api diventano tutte maschi, si mangiano tutto il miele nell'alveare, la regina non è presente e quindi l'arnia in automatico si va a eliminarsi, diciamo, mettiamola tra virgolette. Adesso vediamo come riconoscere praticamente un'arnia fuocaiola, lo vediamo dalla covata che ha fatto appunto questa, perché per trovarla non è semplice trovarla perché appunto è come le altre, quindi è difficile trovarla, ma usiamo il metodo dei 30-40 metri che adesso vi mostrerò dopo. Ma prima di questo voglio parlarvi di un'altra cosa. La regina adesso manca. Dobbiamo fare sì che praticamente di eliminare quest'ape, dobbiamo eliminare la covata maschio, diciamo, dei fuchi e poi riportare praticamente l'arnia, diciamo, in ciclo vitale normale. Questo è un problema che si può verificare, adesso non è il tempo che si trovano le regine e tantomeno non se ne fanno perché non si fecondano, ma può succedere anche se alla fine la regina praticamente fuocaiola, vuol dire che praticamente non è stata fecondata in volo e depone anche lei appunto fuchi, celle di fuoco. E quindi praticamente bisogna sostituirla sperando di trovarne una oppure unirla, togliere tutto, poi unirla ad altri sciami. Io sto parlando di adesso che è il mese di ottobre e siamo vicino all'inverno, cioè siamo già in invernamento praticamente qua da noi soprattutto. E boh, adesso vediamo subito come riconoscere questo diciamo quest'arnia fucaiola. Intanto andiamo ad aprire l'arnia, così vi fa solo questo lo faccio per farvi vedere che cosa dovete fare. Allora, andate ad aprire l'arnia e a verificare l'effettiva, diciamo, covata fuocaiola. Qua ad anni siamo dei fenomeni. Ok, io sempre con le mie calzine. Allora, per vedere se un'arnia fuocaiola lo vediamo da intanto una covata che viene fatta non è, diciamo, omogenea, cioè vuol dire che non viene fatta bene, sparsa intorno a tutta, cioè viene fatta praticamente in questa maniera come vedete, e queste qua, queste praticamente opercoli sono bombati, lo potete vedere praticamente sono bombati, io poi li distruggerò perché nascono troppi fuchi. Per individuare l'ape praticamente fucaiola non ci rimane che portare l'arnia lontano 30-40 metri da qua, scrollare tutte le api per terra. E dopo averlo fatto, praticamente, bisogna rimettere tutti i suoi telai all'interno e poi praticamente portare l'arnia di nuovo al punto di qua, dove al punto qua di partenza. Questo per quale motivo si fa questo? Così tutte le api che possono tornano a lavorare e tornano nell'arnia, nella loro casa iniziale. E rimane per terra appunto praticamente l'ape fucaiola, che così abbiamo eliminato, e poi da lì poi provvederemo poi a trovare un'altra regina e fargliela accettare. Ma prima di questo dobbiamo prendere un altro telaio di un'altra arnia con della covata fresca, quella proprio original. E bisogna semplicemente andarlo a mettere al suo interno per far sì che le api vedano che non c'è una regina e cominciano a fare celle reali. Noi ci accertiamo che queste celle reali appunto vengano poi fatte, da lì capiamo che l'ape fucaiola non è più presente e quindi andremo poi a inserirgli una nuova regina. Adesso
avete visto di che cosa stavo parlando. Adesso andiamo a portare l'arnia in un posto un po' a 40-50 metri da qua, e appunto poi scrolleremo tutte le api per terra per far sì che così il fuco, cioè la, diciamo, la regina maschio, tra virgolette, rimanga per terra, e poi tutte le altre torneranno qui alla base. Ci vediamo dopo. Ho un po' il fiatone, scusate. Bene, adesso andiamo ad aprire la nostra arnia. Vai, cuccia tu, esploreremo tutte le nostre api. Tutte le api che ci sono le scrolliamo via. Purtroppo è un passaggio che non possiamo farne a meno. Noi le scrolliamo completamente tutte per non rischiare nulla. Poi se quelle che tornano all'interno dell'arnia è meglio, perché così almeno tutte queste api rientrano già subito, vanno già subito sul telaino, ma la fucaiola rimane praticamente, rimane a terra e noi siamo tranquilli. Ok, abbiamo tolto bene tutte le api. Quelle che vedete che tornano sul telaio sono le api che ho appena scrollato, ma non è la fucaiola. Ok, e ci siamo. Già potete notare che rientrano, alcune rientrano già alla base. Me ne sono scrollate tutte addosso, sono rivestito di api. Questa volta ho messo la tuta perché non so se le api poi sono arrabbiate. Controllate bene che non ci siano dentro alle celle, perché se non sto lavoro non serve a nulla. Controllate bene, e se riuscite poi dopo, adesso quando riportiamo l'arnia là un po' più velocemente possibile, toglieremo molte celle. Ok, perfetto. Molte celle le toglieremo e le rimetteremo. A parte che i telai li potete rimettere dentro, ma dalla parte opposta, perché sennò l'ape fucaiola, se li mettete vicini, può passarvi da un telaio all'altro e non è una cosa bella. Una cosa fondamentale è quella di eliminare l'ape fucaiola, appunto. Questo lavoro qua non fatelo nei periodi freddi, perché le api, se sono un po' deboli, che sono un po' infreddolite, non riescono a tornare all'arnia. Quindi vi consiglio, lo facciamo così, così siamo in ordine. In ordine di come eravamo. Tutto questo lavoro lo fate per tutti i telai. Ci vediamo dopo, perché sennò diventa un po' noioso. Comunque dovete semplicemente togliere tutte le api, tutto lì. Ci vediamo poi dopo. Non vi preoccupate per quelle per terra, perché torneranno tutte nella loro casa. Bene, abbiamo concluso. Qua vedete le api che cercano, adesso torneranno poi a casa. Loro sanno la strada del ritorno. Noi portiamo l'arnia al suo posto e adesso vi farò vedere il resto. A dopo. Ok, sono arrivate prima loro di me. Come potete vedere, tutte le api che io ho scrollato a 50 metri da qua stanno
stanno tornando praticamente tutte già all'arnia. Sono arrivate prima loro che io. Ovviamente ho dovuto fare in fretta perché loro vedono che non c'è la casa, allora si sono barricate tutte sopra quel legno, ma adesso ci pensano loro a comunicare tra di loro per andare tutte dentro la casa. Adesso, fatto questo lavoro, bisogna andare a prelevare un telaio da un'arnia con la covata e sostituirlo con uno di questi, che tanto poi verrà pulito appunto dalle api stesse, però deve esserci covata, diciamo, femmina, cioè covata in modo che le api adesso, non avendo più, diciamo, il fuco, cioè l'ape finta regina che covava solo praticamente i maschi, provvederanno a fare celle reali. Quando io vedrò che cominceranno a fare celle reali, allora è un segno perché io possa mettergli poi una regina nuova. Perché questo? Perché loro praticamente, così tutti accerti, cioè noi ci accertiamo che quell'ape l'abbiamo eliminata, quella che deponeva le uova fucaiole, e praticamente così poi il segno è decisamente quello che, diciamo, loro non hanno appunto questa finta ape regina, devono farsene un'altra. Quando vedo che si cominciano a fare celle reali, tra qualche giorno, dopo avergli messo ovviamente il telaino, sapremo che comunque, cioè sappiamo per certo che non c'è più l'ape fucaiola e possiamo quindi dargli una regina perché l'accettino. Me ne hanno già uccise due, non ci ho pensato che era fucaiola e tutto, perché facendo troppe cose a volte ti sfugge l'attimo. Comunque, come vedete, le api alzano il culo per chiamare le altre, emanano un odore, non so, un rumore che attira praticamente le altre api. E boh, vado a prendere l'attrezzatura e ci vediamo con l'altro pezzettino. Vi faccio vedere, cambio il telaio e metto uno con della covata fresca. Ok, ovviamente andando a prendere l'altro telaio poi dall'altra arnia, non questa, questa qui è l'arnia di prima, quella fucaiola, andiamo a togliere poi un telaio che può essere questo. Questo c'è un po' di tutto, c'è un po' di scorte, direi che può andare bene. Andiamo praticamente a togliere le api sopra, perché sennò poi se la vado a mettere dentro magari me le uccidono pure. Ok, puliamo bene il telaio, lo mettiamo da parte, che poi andremo a sostituirlo con l'altro dall'altra parte. E quindi, ok, abbiamo distrutto più, diciamo, celle da fuchi come si chiamano, più possibili, ne abbiamo distrutte più possibili, così almeno non nascono troppi fuchi. Poi cercate di eliminarne più possibili, perché tanto non sono necessari adesso, non sono necessari in questo momento subito, però ok, adesso andiamo praticamente a cercare un telaio con della covata fresca. Io sto sempre con le mie belle ciabattine. Ok, andiamo a cercare il telaio da andarvi a mettere con della covata fresca e lo sostituiamo con questo qua. Allora, controlliamo che non ci sia la regina, ovviamente più o meno verso il centro dovrebbe esserci. Vediamo, qua c'è della covata fresca, perfetto. Andiamo a controllare che non c'è la regina, che è una cosa molto fondamentale. Allora, questo adesso lo appoggio qua per sicurezza, così, e poi vado a vedere, visto che non ho visto la regina lì dov'è, vediamo se c'è la regina qua. No, qua non c'è, e allora sarà qua. Andiamo a vedere se c'è la regina. Controlliamo, eccola qua, la regina è qua, perfetto. Quindi rimettiamo a posto questo telaio qua, così, in questa maniera. Prendiamo il telaio che abbiamo tolto dall'altra arnia, glielo mettiamo in mezzo in questa maniera, e voilà, e rimettiamo il suo coperchio, e questa è a posto, quest'arnia è a posto.
Bene, adesso prendiamo questo telaio. Prima devo fare una cosa importante. Prima devo fare una cosa importante che mi stavo dimenticando, mi raccomando. Questa cosa qua devo fare. Tutte le api le ributto, le loro api le ributto nella loro arnia. Fatelo sopra l'arnia perché qua potrebbero esserci delle api giovani che non volano, se vi cascono per terra non tornano più a casa. È un consiglio che vi posso dare. Ok, perfetto. Neanche una, prendiamo subito. Mettiamo il suo tappo, tac, e andiamo a mettere il telaio con la covata fresca. Vedete che c'è della covata nuova, fresca, all'interno, e andiamo a metterlo dentro qua. Ci segniamo, io faccio così per ricordarmi qual è il telaio della covata fresca, così non devo diventare matto. Facciamo così. Tac, metto un pezzettino di carta così me lo ricordo. Boh, è tutto qui, non c'è nient'altro da fare. Questo è il problema, cioè, che si verifica purtroppo quando un'ape diventa fucaiola. Non si può fare nulla in questo caso. L'unica roba che possiamo fare è alzare, magari togliere il portichetto per facilitare lì l'entrata. E poi andremo a metterglielo poi magari stasera, che saranno poi tutte dentro, così non pinzate nessun'altra in mezzo e siete a posto. Perfetto, boh, questo è quello che bisogna fare. Adesso rimettiamo il suo coperchio. Ovviamente senza schiacciare, cercare di schiacciare nessuna. Ok, via. Vanno sul bordo per chiamare le altre. Boh, perfetto. Messo il suo coperchio. Aspettiamo 1 o 2 giorni, vediamo dopo a controllare ed è a posto. Quest'arnia qui ha perso l'ape fucaiola, finalmente. Abbiamo risolto il suo problema. Adesso aspettiamo che in quel telaio che gli ho messo di covata fresca inizino a fare celle reali. Ci accertiamo tra 1 o 2 giorni, anche bastano, tanto fa bello in questi giorni, che facciano celle reali. Allora lì capiamo che praticamente l'ape fucaiola è assente e loro hanno bisogno di una nuova regina. E lì andremo a mettergli una nuova regina e l'arnia tornerà alla sua normalità. Boh ragazzi, questo è tutto. Iscrivetevi al mio canale, lasciate like se il video vi è piaciuto. Purtroppo non è facile filmare, fare tutto, però si cerca di fare del proprio meglio. Se c'è qualche domanda che volete fare, fatela pure, sono a vostra disposizione. Ciao B!